Non so nemmeno se può interessarvi in realtà, perché già l'anno scorso avevo iniziato a portare il post partita di alcune gare diverse dalla Juventus, ma l'avevo fatto sul secondo canale. Poi il secondo canale ho deciso di utilizzarlo bene o male come extra, proprio nel vero senso della parola, come il suo nome, per portare gli shorts, i TikTok, quello che creo per gli altri social network e lo sto utilizzando un po' come vasca per quelle cose, quindi proveremo magari a fare qualche post partita di altre gare anche qui sul primo canale. E dato che oggi ho fatto una vera e propria scorpacciata di gol, perché mi sono guardato Leeds, Chelsea, Newcastle, Manchester City e infine Napoli Monza, tre partite, 13 gol, e quindi posso tranquillamente ritenermi soddisfatto, anche perché adesso vado a prepararmi da mangiare. Inizierà tra un quarto d'ora Atalanta Milan e nel mentre magari me l'ascolterò mentre mi preparo la cena, dato che questo è una domenica sera abbastanza interessante sotto il punto di vista proprio calcistico, soprattutto per chi come me purtroppo non va in ferie ad agosto e quindi gli rimane soltanto bene o male da gustarsi qualche partita di calcio o comunque godersi gli affetti o quello che c'è ancora disponibile nel paese o nella città in cui vivete, nonostante le partenze di altre persone. E quindi parliamo un attimino della Premier League, perché tutte le volte che guardo una partita di Premier League ho dei grandi rimpianti per quello che si vede, non tanto per il numero di gol, perché comunque anche Napoli Monza è finito con un parziale di 4 reti a 0, quindi non è tanto quello, ma è l'insieme, è proprio il prodotto Premier che mi piace vedere. Poi io ho un problema, non so se sono l'unico ad avere questo problema o anche voi soffrite di questa patologia. Quando giocano contemporaneamente delle partite di Serie A e delle partite di Premier, per quanto io consideri migliore appunto la Premier League sotto ogni aspetto, non riesco a vedere la Premier piuttosto che una partita magari importante di Serie A, magari per importante dico che basta che coinvolga una delle squadre top di Serie A per un motivo. E cioè, dato che io tifo Juventus e a maggior ragione dato che faccio questo servizio, offro questo servizio inerente alla Juve, inerente appunto al calcio italiano, preferisco concentrarmi su quelli che sono i miei rivali, ok? Piuttosto che andare a vedere una partita di una squadra che sì, potrei comunque trovare all'interno della Champions League, ma con molta meno probabilità, dato che il campionato di Serie A è a rotazione. Però il prodotto Premier, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Basti vedere intanto il pubblico, la spinta del pubblico, vedere tantissime persone diverse, dai vecchi ai bambini, ai ragazzi, essere tutti lì pronti a tifare, a sostenere, ma anche soltanto per come vengono presentati i campi. Le strutture proprio della Premier sono differenti e dato che non ho il passaporto, ma ho intenzione di farlo perché mi piacerebbe fare qualche trasferta europea in questa stagione, e per andare in Inghilterra in questo momento serve il passaporto, ci sto seriamente pensando, perché andare a vedere qualche partita di Premier deve essere decisamente bello. E tra l'altro io quest'anno ho visto, credo, 4, forse 5 partite di Premier. E ci sono state delle grandi sorprese, perché ho visto lo United perdere 4-0 la settimana scorsa, ho visto il Chelsea perdere 3-0 oggi dal Leeds, e tra l'altro mi aspettavo una scorpacciata di gol da parte del Chelsea, e poi ho visto il Manchester City pareggiare per 3-3 con Newcastle. Tra l'altro Chelsea che ha meritatissimo probabilmente di aver preso quell'imbarcata, che aveva degli assenti, sì, e tra l'altro mi viene a fare un parallelismo perché mi viene in mente la Juventus che l'anno scorso batte il Chelsea allo Juventus Stadium per 1-0, gol di Chiesa su assist di Federico Bernardeschi, e poi a Londra invece prendiamo un'imbarcata pazzesca. Che cos'è cambiato a parte il nostro atteggiamento? Ricorderete tutti la brutta formazione che era stata schierata in quel frangente con quattro mediani in fila, ma la presenza di un giocatore che oggi, anche oggi, era assente, cioè N'Golo Kanté, che secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati in assoluto. Ricorderete che anche quest'estate, quando si parlava di un interessamento del Chelsea per De Ligt, io ero di fronte, mi ero messo di fronte a una scelta che prevedeva l'ingaggio di Kanté dalla Juventus, tra l'altro per una cifra che poi non è arrivata nemmeno con la sola cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Tra l'altro De Ligt che oggi ha fatto gol, mi pare di aver visto nel 7-0 del Bayern Monaco, ma la partita questa non l'ho vista, quindi faccio un po' fatica a parlarne. Però per me Kanté è un giocatore incredibile, che forse da solo, da una grandissima mano, sostiene il centrocampo del Chelsea. Chelsea che è stato schierato oggi con una formazione un po' bizzarra, con James terzo di difesa, un po' come era accaduto con Real Madrid l'anno scorso, ricorderete, per marcare Vinicius Junior.
Koulibaly, che poi è stato addirittura espulso. Thiago Silva, va bene, il terzetto di difesa era questo, poi non lo so, un centrocampo un po' particolare che non mi ha convinto fino in fondo, con Cucurella, che è stato pagato una sessantina di milioni di euro, che sicuramente sarà un giocatore interessante, sicuramente verrà fuori sul lungo, ma oggi non mi ha impressionato, ma proprio per niente, con Loftus-Cheek schierato sull'altro esterno, con un ragazzo tra l'altro all'esordio in linea mediana, e davanti hanno creato veramente poco, con Sterling che la seconda volta è riuscito a trovare il gol, ma per la seconda volta consecutiva gli è stato annullato, quindi Sterling ancora a zero gol con la maglia del Chelsea, e dall'altra parte veramente un Leeds che ha sfondato tante volte la rete, il muro del Chelsea, con un'apertura delle danze con un errore clamoroso di Mendy. Quindi un Tuchel che probabilmente non era nella sua giornata migliore, e un Chelsea che perde 3-0 meritatamente, per poi passare a un Manchester City che nel primo tempo veniva completamente surclassato dal Newcastle, e che invece nel secondo tempo ha avuto una grandissima reazione. Tra l'altro io ho visto giocare, credo, Saint-Maximin qualcosa come 3 volte, quindi non stiamo parlando di tantissime partite che gli ho visto disputare, ma tutte le volte che l'ho visto giocare mi ha sempre fatto dire wow. Giocatore che tra l'altro le altre volte mi è parso di capire aver avuto qualche problema fisico negli ultimi anni, ma una corsa veramente, dal punto di vista atletico, questo calciatore mi sembra incredibile. Io non ho in mente giocatori all'interno del nostro campionato che abbiano mai fatto magari partite così grandi come quella che ha fatto oggi Saint-Maximin. Chelsea, il City di Guardiola, che giustamente nel primo tempo finisce sotto, e che poi invece ha una grande reazione e rischia addirittura di vincere, come rischia magari di prendere l'imbarcata una partita veramente aperta, stupenda, bellissima, con le due squadre che cercavano in ogni modo di portare a casa il risultato, e ovviamente il Newcastle nella seconda parte della partita, nel finale della partita, che si accontentava anche di pareggio, perché ovviamente pareggiare contro il City è tanta roba. Premier League che quest'anno forse è meno scontata del previsto, dato che il Manchester United è partito malissimo, il Chelsea ha già avuto questo stop, il City appunto si è fermato oggi, il Liverpool domani gioca con lo United, ma anche lui non è partito proprio al massimo. Invece l'Arsenal è proprio là davanti, con Leeds secondo tra l'altro in questo momento, Leeds che l'anno scorso è arrivato una posizione sopra alla retrocessione. Quindi è bello vedere una squadra che 2 anni fa ha vinto la Champions che perde 3-0 contro una squadra che l'anno scorso si è salvata per poco all'interno della Premier League, che rimane il campionato più incredibile del mondo. Poi è iniziato a giocare anche la Serie A, e qua iniziamo a respirare un po' l'aria di casa nostra, e bisogna parlare del Napoli, perché è vero che il primo tempo del Napoli l'ho visto poco, perché ero molto più concentrato sulla Premier, su Newcastle Manchester City, e mi perdoneranno i tifosi del Napoli e il Napoli, ma ero veramente catturato da quella partita lì. Però con un occhio davo veramente uno sguardo a quello che accadeva, e mi è parso di vedere un Kvaratskhelia, non ho ancora imparato la pronuncia, Kvaratskhelia, mi verrà male per tutto il video, ma imparerò a dirlo nel corso dell'anno, che ha fatto delle giocate incredibili, il primo gol bellissimo di destro, il secondo gol bellissimo di sinistro, nel mezzo la rete di Osimhen, poi il gol di Kim per chiudere il 4-0, c'è stata una rete di Petagna per il Monza annullata per un fallo su Rachmani. Napoli che, ragazzi, io l'ho detto all'interno del video della mia previsione per il finale di campionato, di quelle che saranno le posizioni da qua a fine anno. Napoli che, per quanto abbia cambiato, è difficile poi tenere fuori dalla lotta i piani alti della classifica. Io addirittura gli avevo dato una percentuale scudetto del 5%, perché secondo me non è assolutamente la squadra principale, la squadra favorita per vincere lo scudetto. C'è anche da dire che Ndombele e Simeone e Raspadori e probabilmente Keylor Navas, che sono tutti acquisti che sono stati fatti successivamente a quel video lì, aggiungono ancora più qualità, e probabilmente quelle percentuali andranno riviste. Infatti secondo me sarà giusto, al termine del mercato che chiuderà tra 10 giorni, riaggiornare anche un po' quello che è stata la percezione con il mercato terminato, perché il calciomercato sposta, è inutile girarci intorno, ma il Napoli ha un'impronta ben definita, ben delineata, che è la stessa dell'anno scorso. È una squadra importante, con Spalletti che è un allenatore che bene o male nelle posizioni alte della Serie A in qualche modo ci arriva, quindi Napoli che rimane pericoloso, e noi tifosi della Juventus dobbiamo prestare attenzione, perché intanto questo ragazzo con numero 77 sulle spalle si è presentato non bene, benissimo, al campionato di Serie A con 3 gol in 2 partite. È vero che il Napoli non ha affrontato delle corazzate nelle prime due, perché ha affrontato la Sverona e Monza, intanto però si porta a casa 6 punti
tranquilli, con una marea di gol fatti, ce ne hanno fatti 9 in due partite, quindi veramente c'è da stare attenti, perché la proiezione offensiva del Napoli è di livello, e se iniziano a trovare anche stabilità difensiva, allora possono veramente, iniziano a trovare, l'anno scorso l'hanno trovata benissimo, però ovviamente cambiando il reparto e facendo uscire uno come Koulibaly, devono un attimo riassestarsi, ma sono convinto che Spalletti possa fare molto bene, quindi il Napoli che rimane una candidata per raggiungere le posizioni, le prime quattro posizioni per la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma e quelle che saranno, quelle che lotteranno, la Lazio che ieri sera si è fermata contro il Toro. Vediamo cosa succede, perché sarà una bella Serie A, non ai livelli ovviamente della Premier League, ma sarà una Serie A combattuta, perché credo che Allegri abbia detto una cosa vera nella conferenza stampa di oggi, e cioè che si è livellato molto il campionato, nel senso che ci sono tante squadre con dei valori assoluti molto molto vicini. E la Juventus deve ancora finire il mercato e dovrà concluderlo in maniera dignitosa, perché mancano 10 giorni, la squadra è palesemente incompleta e gli altri non ti regaleranno niente. Quindi dai, dai Juve, domani sera con la Samp bisogna fare risultato, e poi lato dirigenziale bisogna concludere al meglio la campagna acquisti e cessioni.